Omicidi irrisolti, assassini sconosciuti, dinamiche bizzarre. Ad oggi, negli archivi della polizia di tutto il mondo, ci sono ancora omicidi coperti da un fitto alone di mistero. E alcuni di essi hanno nel corso del tempo accresciuto la propria reputazione, tanto per la loro stranezza, quanto per la loro efferatezza. Uno di questi proviene dalle imponenti foreste alpine della Baviera, Germania. L'idilliaco paesaggio di montagna e la natura incontaminata di questo luogo sembrano conferire un'atmosfera inusuale per un violento omicidio. Eppure, nel 1922, una tranquilla cascina denominata Hinterkaifeck è stata la cornice di uno degli omicidi più brutali, misteriosi e imbarazzanti della storia tedesca. Hinterkaifeck era una fattoria immersa nel verde dei boschi tra le città di Ingolstadt e Schronmenhausen, a circa un'ora di auto da Monaco di Baviera. La fattoria venne occupata alla fine dell'Ottocento dalla famiglia Gruber, composta dal capofamiglia Andreas con sua moglie Cazilia, entrambi di mezza età, e dalla figlia rimasta vedova Victoria con i suoi due figli, Cazilia, come la nonna, e Josef, di 7 e 2 anni. I Gruber vivevano in relativo isolamento, dato che la loro fattoria era nascosta da una foresta a un chilometro dalla città principale di Kaifeck. Nonostante questa lontananza, la benestante famiglia Gruber era ben nota nella zona, anche se non per nobili motivi. Andreas era conosciuto per essere un uomo violento che spesso e volentieri picchiava sua moglie, per questo non era ben visto dalla gente. C'erano anche voci che lo vedevano come il vero padre di Cazilia e Josef, frutti di una relazione incestuosa con sua figlia Victoria. Andreas sarebbe stato così ossessionato dalla figlia che le proibiva di sposarsi di nuovo tenendola sotto il suo stretto controllo. Inoltre, sarebbe stato solito sfogare le sue ire sui due piccoli. L'unica persona che aveva una reputazione relativamente buona in città era Victoria, che faceva parte del coro della chiesa per la sua voce soave. Al di là delle voci che giravano, le vere stranezze in questa fattoria iniziarono quando nel 1921 Maria, la cameriera, lasciò senza preavviso il suo lavoro. Quando le venne chiesto il perché avesse improvvisamente deciso di lasciare il suo unico lavoro così bruscamente, la donna affermò di aver sentito delle strane voci e altri rumori inquietanti dentro e attorno alla casa, così come il rumore di passi provenienti dalla soffitta. La cameriera si terrorizzò dopo aver visto un fantasma, convincendosi che la casa fosse infestata. Dunque, decise di non rimanere lì un minuto di più. Quando diede i suoi saluti finali, venne riferito che era molto pallida e scarna in volto, e i Gruber pensarono che fosse semplicemente mentalmente disturbata, e nonostante questo spiacevole evento, passarono un inverno tranquillo. Una tranquillità destinata a interrompersi definitivamente in un giorno di marzo del 1922. Quel giorno Andreas si svegliò di prima mattina e fece un giro della proprietà per assicurarsi che non vi erano stati danni provocati dalla tempesta di neve avvenuta quella notte. Sembrava tutto a posto fino a quando qualcosa attirò la sua attenzione. Delle impronte. Impronte fresche, nitide, che provenivano dalla foresta e si aggiravano intorno alla fattoria. Andreas, dunque, decise di seguire le orme per capire da dove provenivano. Si addentrò nel bosco, superò decine di alberi e poi più niente. Le tracce svanivano nel nulla all'improvviso. L'uomo, stranito, decise di tornare indietro e girare intorno alla proprietà alla ricerca di qualsiasi segno ulteriore delle tracce, ma non ce n'erano. Allarmato dal fatto che un intruso potenzialmente pericoloso potesse essere nascosto in casa sua, Andreas condusse una ricerca approfondita in casa, nella stalla e nel garage, dove scoprì che la porta era stata forzata, ma non era stato rubato nulla. Quella stessa notte Andreas faticò a prendere sonno. Era turbato e non riusciva a spiegarsi quelle impronte, chiedendosi come mai, se qualcuno era davvero entrato in casa sua, non abbia provato a rubare qualcosa. Mentre era nel letto assorto nei suoi pensieri, sentì strani e inspiegabili rumori provenienti dal sottotetto. A quel punto si ricordò delle affermazioni della cameriera a proposito di fantasmi e strani rumori in soffitta. Andò a verificare, ma non trovò nulla. Dopodiché imbracciò il suo fucile alla ricerca del presunto estraneo. Perquisì la fattoria in lungo e in largo, restando sveglio tutta la notte, ma alla fine non trovò nessuno. La mattina successiva venne trovato un giornale semisepolto dalla neve che nessuno aveva richiesto, ma la cosa più strana è che alle domande circa questo giornale il postino non ne sapeva nulla.
Qualche giorno dopo, sparì misteriosamente un set di chiavi di casa che non verranno mai più ritrovate. Andreas, durante la ricerca di quest'ultime, scoprì degli inquietanti graffi sulla serratura del capanno degli attrezzi, come se qualcuno avesse cercato di forzarlo. Il giorno dopo tutte queste stranezze, arrivò una nuova cameriera per sostituire quella fuggita mesi prima. Il suo primo giorno si rivelò essere anche l'ultimo, il giorno in cui più nessuno avrebbe visto i Gruber vivi. 4 aprile 1922. Sono passati 4 giorni da quando i Gruber vennero visti per l'ultima volta e la gente cominciava a insospettirsi. Casilia, la nipote di 7 anni, non venne più vista a scuola. Nessuno di loro andò più in chiesa e l'ufficio postale stava accumulando la posta destinata a loro. Victoria, in particolare, era nota per non perdere mai un giorno in chiesa a causa della sua posizione come membro del coro. A fronte di queste stranezze, alcuni abitanti della cittadina vicina decisero di andare a controllare la proprietà dei Gruber per vedere cosa stava succedendo. Al loro arrivo alla fattoria, iniziarono a gridare i loro nomi in cerca di una risposta, ma tutto taceva. Un primo controllo non rivelò nessuna traccia della famiglia e l'intero posto aveva un'atmosfera stranamente tranquilla. Decisero così di ispezionare l'interno della stalla e, aprendo la porta, vennero accolti da uno spettacolo raccapricciante. In una pozza di sangue c'erano i corpi di Andreas, sua moglie, Victoria e la nipote Cazilia, accuratamente impilati uno sopra l'altro e coperti di fieno. Inorridito, il gruppo di ricerca si apprestò a cercare l'ultimo membro della famiglia che venne trovato all'interno della casa. Joseph, l'ultimo nipote, giaceva morto nella sua culla nella camera da letto della madre e la cameriera venne trovata morta nella sua camera da letto. Entrambi avevano sanguinato copiosamente ed erano distesi nel loro sangue ormai coagulato. In totale quel giorno vennero trovati 6 corpi privi di vita, i 5 membri della famiglia Gruber e la cameriera, tutti brutalmente uccisi a sangue freddo. Venne chiamata subito la polizia, che arrivò in poche ore sulla scena. Le autopsie preliminari mostrarono che tutte le vittime erano state uccise con un colpo alla testa inflitto da un piccone. Probabilmente l'assassino aveva una certa dimestichezza nell'uso dello strumento, poiché tutte le ferite mortali erano state fatte con un unico colpo ben preciso alla testa. Si ritenne che tutte le vittime morirono sul colpo. Tutti tranne una, Cazilia, che mostrava la prova di essere sopravvissuta per diverse ore dopo essere stata ferita gravemente. Inoltre, vennero trovati tra le sue mani ciocche dei suoi stessi capelli, come se se li fosse strappati da sola per un qualche motivo sconosciuto. Un'indagine della scena del crimine portò la polizia alla conclusione che qualcuno aveva attirato Andreas, sua moglie e sua figlia nella stalla poco prima che andassero a dormire e che lì l'assassino avesse consumato la tragedia, dopodiché andò in casa per ultimare l'orrido spettacolo. Un dettaglio che notò la polizia era che tutti i cadaveri erano stati coperti in qualche modo. I corpi della stalla con il fieno, il corpo della cameriera con delle lenzuola e il piccolo Joseph con una delle gonne della madre. La data di morte venne determinata venerdì 31 marzo, ma dopo aver interrogato i vicini della fattoria, venne a galla qualcosa di molto insolito. Essi affermarono di aver visto del fumo uscire dal camino per tutto il fine settimana, suggerendo che qualcuno era lì in quella casa. Nell'abitazione vi erano numerose prove che qualcuno aveva consumato dei pasti e uno dei letti sembrava essere stato usato non molto tempo prima che i corpi venissero scoperti. Inoltre venne riscontrato che tutto il bestiame nella stalla era stato nutrito da poco. Il cane, trovato abbandonato all'interno della stalla, era stato legato e successivamente percosso dall'assassino. Tutte queste informazioni lasciarono attoniti gli investigatori, in quanto implicavano che chi aveva ucciso la famiglia era rimasto nell'abitazione per i giorni seguenti, prima di fuggire dalla scena. Ma perché qualcuno avrebbe dovuto fare una cosa del genere? Nessuno lo sapeva. La polizia, perplessa, cominciò a lottare per trovare un movente, ma più avanzava ipotesi e più il mistero si faceva fitto. In un primo momento si pensò che il motivo fosse una rapina. Dopotutto i Gruber erano una famiglia molto benestante e non era raro trovare ladri nella zona. Tuttavia, anche se alcune banconote erano state tolte dai portafogli, una notevole quantità di monete d'oro e gioielli venne trovata intatta.
Si avanzò dunque l'ipotesi di un omicidio passionale e i sospetti caddero su Lorenz Schlittenbauer, un corteggiatore di Victoria. La donna aveva sempre sostenuto che Josef fosse il figlio di Lorenz e le voci che lo davano invece come il figlio di un incesto con il padre Andreas avrebbe scagliato un impeto di gelosia e rabbia. Altri dettagli quali fecero puntare il dito su Lorenz era che fu uno dei membri del primo gruppo di ricerca dei Gruber e mentre erano lì, il cane legato al fienile mostrò una certa antipatia nei suoi confronti. Le altre persone riferirono che l'uomo aveva particolare dimestichezza con la fattoria e che alla vista dei cadaveri non avrebbe fatto una piega. Lorenz venne interrogato a lungo, ma non si trovarono prove abbastanza concrete per collegarlo al crimine. I corpi vennero seppelliti in un cimitero a Windhofen senza testa, dal momento che erano state inviate a Monaco di Baviera per le analisi e mai più tornate indietro. L'indagine andò avanti per anni e anni con oltre 100 sospetti e a oggi il caso è diventato uno dei misteri irrisolti più duraturi della Germania. Vennero assunti anche dei chiaroveggenti per poter risolvere questo puzzle, ma senza il risultato sperato. Come ogni mistero, col tempo vennero avanzate diverse teorie, da quella razionale alla più bizzarra, per poter spiegare l'accaduto. Una di queste vede come colpevole Carl Gabriel, l'ex marito di Victoria, ritenuto ucciso durante la Prima Guerra Mondiale. Il suo corpo sui campi da battaglia non è mai stato trovato e potrebbe essere così tornato a Hinterkaifeck. Saputo del piccolo Josef che non poteva essere assolutamente figlio suo, potrebbe in un impeto di follia aver sterminato la famiglia perché sentitosi tradito dalla donna amata. Tuttavia, non ci sono prove che Carl sia sopravvissuto alla Grande Guerra. Altri sottolinearono gli elementi apparentemente paranormali del caso, come ad esempio i fantasmi segnalati dalla prima cameriera, le impronte inspiegabili nella neve, il giornale misterioso e i rumori sentiti da Andreas provenire dalla soffitta. Tutti questi dettagli fecero avanzare l'ipotesi che non fu un semplice uomo a consumare quei delitti, ma una sorta di vendetta soprannaturale avrebbe messo gli occhi sulla famiglia. Un'altra affascinante ipotesi è quella che vede Hinterkaifeck come un arsenale militare segreto. Alcune voci suggerirono agli ispettori che nella fattoria erano presenti dei pezzi ancora imballati di due caccia tedeschi. È possibile che Andreas abbia rubato dei piani di guerra al Reich e che questi abbia inviato un tenente e due sergenti a recuperarli, anche con l'uso della violenza. Una divisa da tenente venne effettivamente ritrovata in casa. In Germania, il caso degli omicidi di Hinterkaifeck è ormai leggenda. La stessa fattoria venne demolita nel 1923 dagli abitanti infelici di avere un monumento che ricordava una gravissima tragedia. Tutto ciò che rimane sono solo i ricordi di un orrendo crimine avvenuto in una tranquilla zona circondata da alberi che rimarranno gli unici a sapere cosa sia realmente accaduto qui. Ti è piaciuto questo video? Allora metti mi piace e iscriviti al nostro canale per continuare a seguire i casi più strani, le scoperte più incredibili e molto altro ancora. Inoltre, per maggiori informazioni sui casi che trattiamo, visita la nostra pagina Facebook. Ci vediamo al prossimo video.